Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, come ogni giovedì dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo abbiamo incominciato l'ultimo ciclo di trasmissioni riguardante, cioè l'ultimo ciclo, il ciclo che stiamo facendo adesso, un commentario, una ricommentazione di quelli che sono gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici che furono praticamente l'ultimo baluardo davanti al quale si infranse la speranza pagana, cioè il paganesimo attraverso la stregoneria che si stava allora costruendo in questa forma, che stava arrivando dall'Oriente in questa forma, ha tentato l'ultima resistenza davanti all'avanzata del cristianesimo attraverso gli oracoli caldaici. Presi dai neoplatonici, questi oracoli caldaici furono interpretati attraverso il platonismo, attraverso il lavoro di Ammonio Sacca, di Plotino, di Porfirio, di Proclo, di Giamblico, eccetera, eccetera. Ebbene, seguendo le regole della stregoneria, che quando un percorso va a finire male, quando un percorso non riesce, è necessario ritornare alla fonte per riprendere il cammino laddove il cammino era stato interrotto, noi rispondiamo a questo bisogno. Noi riprendiamo gli oracoli caldaici e costruiamo un commentario. Qual è lo scopo del commentario degli oracoli caldaici o per gli oracoli caldaici? Lo scopo del commentario è quello di dimostrare, quello di far comprendere come sia Plotino che Porfirio che Proclo e altri, per quanto siano stati dei giganti nella filosofia, per quanto siano stati importanti nel loro tempo e nella loro epoca, in realtà abbiano deviato al punto tale la percezione del paganesimo da costruire le vere e proprie basi, le basi della propaganda, le basi dell'esistenza, le basi concrete su cui il cristianesimo si sviluppa. Il cristianesimo non si sviluppa per un Dio pazzo, per il Dio della Bibbia, non si sviluppa per il pazzo di Nazareth e per le sue oscenità che vengono raccontate nei Vangeli ufficiali. Queste non hanno nessun peso. Ciò che ha peso invece è il neoplatonismo che fornisce tutte quelle concezioni filosofiche, tutti quei concetti di cui il cristianesimo, dopo aver sconfitto il neoplatonismo, dopo aver massacrato i filosofi, ricordiamo Ipazia prima fra tutti, ma anche i filosofi che hanno appoggiato, dei neoplatonici che hanno appoggiato Giuliano, il cosiddetto apostata, cioè, dopo averli massacrati letteralmente, si appropria del pensiero del neoplatonismo e lo usa. Perché il cristianesimo può usare il pensiero del neoplatonismo per costruire il proprio pensiero filosofico? Chiaramente non il pensiero che viene dato alla gente, che viene smerciato a chi non si può difendere, a chi può essere torturato, messo in galera, eccetera, ma diciamo così al pensiero dotto. Perché i neoplatonici affrontano gli oracoli caldaici con i concetti del cristianesimo. Ammonio Sacca, prima di diventare pagano, attraverso la lettura di Platone, lui era cristiano. E così Porfirio, così probabilmente anche Plotino. Cioè, molti di loro avevano delle basi cristiane e dal cristianesimo sono passati al paganesimo attraverso la filosofia greca, attraverso il pensiero greco. Ma il pensiero greco era già un pensiero cristiano. Il pensiero greco era già diverso dal cristianesimo, o meglio, il cristianesimo se n'era appropriato al punto tale da piegarlo ai propri bisogni. Nella trasmissione di oggi parleremo del secondo e del terzo frammento. Vi ricordo che io seguo la traccia dei frammenti, come è stata usata, come è stata messa, pubblicata da un tale. No? Cioè quella che abbiamo trovato nella Bur, che è stata pubblicata, vediamo un attimo se trovo anche il nome dello scrittore. Sì, abbiamo trovato dalla Bur nei Tascabili. Non c'ho il nome dello scrittore che ha fatto la traduzione degli oracoli.
ma ha fatto qualcos'altro, cioè Angelo Tonelli, cioè non ha semplicemente fatto la traduzione degli oracoli, ma ha dato una disposizione agli oracoli e ai frammenti oracolari, ricordo che ci sono rimasti solo frammenti, che è stata quella disposizione che ha afferrato la mia attenzione e che mi ha costretto a lavorarci. Pertanto soltanto nelle versioni di Tonelli noi stiamo lavorando. E il frammento. Oggi tratteremo il frammento 2 e il frammento 3 con una precisazione che faremo a proposito di un concetto fondamentale e che ci distinguerà sia dal cristianesimo che dal neoplatonismo, di cui alcuni pezzi dopo ve li leggerò. Il frammento 2 dice: completamente rivestito del colmo di una luce risonante, armato anima e mente di una forza come una spada tricuspide, getta nel cuore il simbolo della molteplicità come un grido di guerra. Non ti aggirare per canali di fuoco disperdendoti, ma concentrandoti. Abbiamo già visto l'altra volta il concetto di intuire e intuibile, la passione per intuire, cioè l'articolazione dell'intuire ci permette di uscire dalla ragione per afferrare dall'intuibile che ci circonda. Nello stesso tempo noi siamo intuibile rispetto all'intuire che ci sta circondando. Per cui abbiamo già una relazione dialettica che già l'altra volta abbiamo messo in risalto, no? Oggi invece l'intuire non è uno strumento che si può prendere ed usare come dato, ma deve emergersi facendosi largo nei meandri dell'oscuro in cui la ragione lo ha cacciato. La ragione, per impossessarsi dell'essere umano, ha distrutto la sua capacità di intuire. Cioè la descrizione ha distrutto la capacità di intuire. Cioè, io sono la ragione, io sono la padrona, dice. Usare l'intuizione per affrontare il circostante significa aver affrontato un processo mediante il quale la ragione è stata allontanata dal dominio dell'essere umano dopo che l'essere umano ha sconfitto i fantasmi che la ragione stessa ha messo a guardia dei suoi confini. Vi ricordate i fantasmi della ragione? Nel crogiolo dello stregone, nel crogiolo del male, vi ho fatto un elenco a proposito della pincola, dei fantasmi della ragione, cioè la storia della pincola, donne che corrono coi lupi, no? Abbiamo preso quelle storie per definire alcuni fantasmi della ragione. L'immane lotta che l'essere umano ha dovuto affrontare contro il proprio padrone, cioè la ragione, lo ha portato a rivestirsi di una luce risonante. Che cos'è una luce risonante? È la costruzione del corpo luminoso. È la possibilità data alla sua coscienza di sé di poter agire attraverso l'intuito per poter spaziare nell'intuibile. La lotta che l'essere umano ha ingaggiato contro la propria ragione ha armato la sua anima e la sua mente. In altre parole, ha costruito il suo corpo luminoso e nello stesso tempo gli ha fornito gli strumenti attraverso i quali muoversi nello sconosciuto che lo circonda. Lo sforzo che ha fatto per spodestare la sua ragione dal dominio di se stesso lo ha armato di armi formidabili, come una spada tricuspide. Ha armato la propria coscienza di sé di tutti gli sforzi che ha fatto per rivestirsi di una luce risonante e può gettare nel cuore il simbolo della molteplicità. Questo passo è difficile da interpretare se non per chi ha una visione pagana dell'universo. L'universo, come noi oggi lo conosciamo, è un insieme di coscienze di sé che tendono ad espandersi. Nella percezione alterata, ottenuta mediante i sensi del corpo luminoso, liberati dalla costrizione della descrizione della ragione, si percepiscono tutte le coscienze di sé e del circostante, le loro tensioni, la loro volontà, le loro determinazioni. La diversità e la molteplicità caratterizza quella percezione del mondo dove la ragione tende ad appiattire tutto per poterlo descrivere. Il riconoscimento della molteplicità, sia dell'intuibile che ci circonda, sia di quanto cresce dentro di noi e ci forma, è un grido di guerra che l'individuo rivolge al mondo che lo circonda. È il grido di guerra che dice: io sono, io esisto. Mentre questo grido di guerra viene lanciato alla molteplicità del circostante, l'intuibile riconosce la presenza dell'essere umano, lo riconosce come parte del suo intuibile, con cui costruire le relazioni per diventare eterno mutamento dopo mutamento.
L'intuibile si mette al servizio dell'intuito per alimentare l'intuito stesso, che mentre si alimenta, alimenta l'intuibile. Questa è la relazione dialettica che c'è nel paganesimo. Così l'essere umano ha trasformato la sua esistenza in una sfida il cui scopo è costruirsi nell'infinito. Il frammento conclude con un avvertimento: quando questo succede, non disperderti nella molteplicità che vedi, ma compattati, concentrati, segui movimento dopo movimento, non agire come se tu fossi ragione che vuole impossessarsi di tutto, ma compatta te stesso per muoversi, nuotare, agire nel tutto. Sviluppa il tuo potere di essere attraverso la tua concentrazione, non tentare di appropriarti di tutto come farebbe la tua ragione. Il mondo nuovo, l'intuibile che percepisci, risponde a leggi diverse da quelle che la tua ragione ha tentato di importi, risponde alle leggi del potere di essere di cui sei parte. Concentrati, compattati, non disperderti. I canali di fuoco sono le coscienze di sé che incontri, sono gli dèi che incontri mentre ti sei fatto Dio. Non sei padrone degli dèi, sei uno di loro e con loro puoi costruire le relazioni. Anche se gli dèi si mettono al tuo servizio per consentirti di costruirti, non sei il loro padrone, ma sei uno di loro e a tua volta devi metterti al loro servizio trasformando te stesso in un intuibile. E questo è il commento al secondo frammento. Ora passiamo al terzo frammento degli oracoli caldaici. Dice il terzo frammento: il padre sottrasse se stesso, senza neppure racchiudere la sua potenza noetica, il fuoco che gli è proprio. E sul terzo frammento, dopo il commento, faremo tutta la trasmissione. Perché? Perché qui c'è un concetto che è spaventoso per gli effetti che ha avuto sulla storia, ma è importante per definire il paganesimo, ed è il concetto di padre, e adesso lo vedremo. Il commento intanto. Il problema per tutti coloro che trattano di filosofia e religione non è ciò che è nel primo istante dell'universo, ma nel secondo istante dell'universo. Il problema su cui discutere non è la fonte da cui l'universo come noi lo conosciamo procede, ma bensì la consapevolezza dell'universo nel secondo istante di vita. Se il primo pensiero fu la consapevolezza della necessità della trasformazione, nella quale intervenne la volontà soggettiva, nel secondo momento non c'è più consapevolezza, non c'è più coscienza di sé, non c'è più volontà, non ci sono più determinazioni. È l'esistente che va verso la ricostruzione della coscienza universale. È l'esistente che torna a formare il padre pronto ad un altro ciclo. Ma in questo presente non c'è la volontà della trasformazione del primo momento, non c'è la coscienza di sé del primo momento, non ci sono le determinazioni e le necessità del primo momento, e dunque non esiste una coscienza da considerare, un padre, inteso come coscienza creatrice, da considerare, una volontà da considerare, ma c'è solo il presente che marcia nell'infinito dei mutamenti per la ricostruzione della coscienza universale. Un presente che assume su se stesso, in quanto composto da un numero di dei, da un numero infinito di dei, la volontà e la responsabilità della costruzione della propria esistenza per diventare eterno. È dunque rimasto il fuoco capace di costruire la coscienza e la consapevolezza nel momento in cui trova condizioni favorevoli, ma è scomparsa la coscienza generatrice, non è mai esistita. Perché dunque ricordare Mani? Lo ricordate? Io nel Sentiero d'Oro, scusate. Nel Sentiero d'Oro io vi ho parlato di questa divinità romana che sono Mani. Mani è l'unità generatrice iniziale che va dimenticata. Perché? Perché Mani è quell'attimo e in quell'attimo Mani si consuma. Chi ha il Sentiero d'Oro conosce perfettamente questo concetto. C'è una divinità che non deve essere ricordata perché altrimenti si trasforma in mania, in maniacale.
si ricorda Mani soltanto per distruggere la capacità della coscienza presente di germinare se stessa, diventando eterna, cortocircuitando la sua attenzione su Mania, costruendo in questo modo la sua distruzione. Cosa significa il padre sottrasse se stesso? Significa che il padre è distrutto annullando la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Significa che nell'esistente, in qualunque modo lo percepiamo, non esiste una coscienza di sé originaria dell'esistente stesso. Il Big Bang è stata la distruzione, ma è stata la distruzione della coscienza. Non esiste la coscienza creatrice, non esiste una coscienza determinatrice. Gli oracoli dicono che il padre sottrasse se stesso senza neppure racchiudere la sua potenza noetica, nella sua potenza noetica il fuoco che gli è proprio. Cos'è la potenza noetica? Col termine noetico noi lo useremo tantissimo, cioè nel commentario degli oracoli caldaici useremo moltissimo il termine noetico e il termine noetico viene da nous, nous sta per significare mente, mente nel senso di intelletto, ragione, senno, perspicacia, spirito di prontezza. Però nous sta anche come pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, sentimento. Bene. Quest'ultima affermazione, cioè pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, è il senso con cui noi chiamiamo potenza noetica. Cioè la potenza noetica, che altro non è che il potere di essere in pratica, quello che ve l'ho sempre detto, ripetuto milioni di volte, sta a significare, nous, sta a significare il potere di essere in realtà. Dunque, vediamo un attimino dove sono arrivato. Cosa significa il padre sottrasse se stesso? Significa che il padre ha distrutto, annullato la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Significa che nell'esistente, in qualunque modo lo percepiamo, non esiste una coscienza di sé originaria dell'esistente stesso. Non esiste la coscienza creatrice, non esiste una coscienza determinatrice. Gli oracoli dicono che il padre sottrasse se stesso senza neppure racchiudere nella sua potenza noetica il fuoco che gli è proprio. La potenza noetica sta ad indicare un insieme di qualità che vengono definite come mente, nel senso di intelligenza, ragione, senno, perspicacia, spirito, come velocità di risposta. Inoltre si intende pensiero, intenzione, progetto, scopo, modo di pensare, giudicare, sentimento, eccetera. Il tutto come potenza infinita. La progettualità associata, assoluta, il pensiero assoluto, lo scopo assoluto, l'intelligenza assoluta. Il fuoco che gli è proprio è la sostanza attraverso la quale queste qualità si esprimono. La sostanza e la potenza noetica negli oracoli caldaici stanno ad indicare il padre, ma il padre ha sottratto se stesso, ha disperso il fuoco che gli è proprio, dissolvendo in questo modo la sua potenza noetica. L'esistente, generato da un possibile padre, vive e prospera in assenza del padre. Il padre non esiste in quanto ha sottratto se stesso. Cosa rimane dunque? Il fuoco delle coscienze nel presente, il nous delle consapevolezze che attraverso la sequenza dei mutamenti espandono se stesse nel circostante, iniziando il loro cammino nell'eternità per formare la coscienza di sé universo. Il padre che, compattando il fuoco della consapevolezza universale, ricostruisce la sua potenza noetica. E questo è il concetto fondamentale del paganesimo, dove è il presente che costruisce la coscienza universale. Gli oracoli caldaici vanno interpretati partendo da questo. Vi sono frasi mancanti e spezzoni che dovrebbero essere integrati, ma quello che i mutamenti ci hanno fatto pervenire è quello che noi usiamo per interpretare quanto ci circonda. L'interpretazione serve per mettere in bocca a qualcuno qualche cosa che costui non voleva dire o avrebbe detto in maniera diversa. Plotino è stato sconfitto. I cristiani hanno preso il suo pensiero e lo hanno usato per costruire sottomissione. L'apprendista stregone torna alla fonte per abbeverarsi. La fonte è come il crocicchio dal quale si era girato per prendere una strada. La strada
ha portato in un baratro. Non tutti sono morti cadendo nel baratro. Qualcuno ha trovato un appiglio. Aggrappandoci a quell'appiglio, qualcuno è uscito dal baratro ed è tornato indietro per quella strada. È tornato al crocicchio, è tornato alla fonte. Non ha trovato una fonte gorgogliante di forza e di vita, ha trovato un piccolo zampillo che ancora gettava l'acqua della conoscenza e della consapevolezza. L'apprendista stregone allunga le mani e raccoglie l'acqua di quel zampillo, la porta alla bocca e con quel che resta della conoscenza imbocca una nuova strada. L'acqua che egli ha bevuto lo ha attraversato, gli racconta storie e leggende nelle quali c'era un tempo in cui molti esseri umani assaporavano la conoscenza senza curarsi di trasmetterla, senza curarsi di come qualcuno l'avrebbe interpretata. Quel tempo non è più. Quei guardiani non conoscevano il tesoro che custodivano, non conoscevano la sequenza dei mutamenti che la loro negligenza avrebbe favorito. Ora rimane solo uno zampillo dal quale attingere e un duro cammino da percorrere. L'apprendista stregone prende quello zampillo, ascolta le voci dei Lari, danza con la ninfa e, cavalcando come un Don Chisciotte, percorre seguendolo un nuovo sentiero. Sento già le voci. Quella tradizione era sbagliata. Trovato un nuovo frammento che invalida l'interpretazione. I vari frammenti sono combinati in maniera sbagliata. Il senso dei frammenti è stato travisato. L'importante è che non venga travisato il senso della vita. Quando ci si immerge nei mutamenti tutto è chiaro. Quando si riporta alla ragione, tutto diventa complicato e oscuro. La sfida non viene vinta nell'interpretazione, ma nella capacità, attraverso questa, di incidere nella vita. E questo è il commento del terzo frammento. Nel terzo frammento, però, c'è il termine padre. E col termine padre andremo avanti fuori dal commento degli oracoli caldaici per definirlo il termine padre. Allora, voi sapete che esistono delle teorie, no? Delle teorie filosofiche che partono da un concetto importante, che loro ritenevano importante, ed è il concetto causa-effetto. Causa-effetto, che è un processo chiave, è un movimento chiave dal quale prende il via ogni cosa esistente. Bene, per il concetto causa-effetto è importante che ci sia una causa prima. Una causa prima, cioè una causa incausata, che dà il via a tutti i fenomeni che a loro volta diventano cause e dà via all'intero processo. La causa incausata, secondo quel sistema di pensiero, toglie agli oggetti, all'esistente, le loro prerogative, le loro specificità, per essere dipendenti dalla causa incausata. Cioè la causa incausata è la causa determinatrice di tutto l'esistente. Questo non è un concetto pagano. Perché non è un concetto pagano? Perché noi abbiamo detto che nel paganesimo ogni coscienza di sé è un Dio che attraverso la propria volontà e le proprie determinazioni tenta di diventare eterna. Allora, nel paganesimo il concetto fondamentale è il presente, è ciò che esiste, ciò che viene percepito in questo momento. Il concetto fondamentale è il concetto del libero arbitrio, il libero arbitrio che come definizione esiste soltanto all'interno del pensiero pagano. Cioè il libero arbitrio come adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Bene, per fare questo, per enunciare questo principio del paganesimo, che noi abbiamo enunciato fin dalle primissime, la prima trasmissione da questa radio, è necessario partire dal presupposto che ogni oggetto, ogni coscienza in questo momento sta tentando di costruire se stessa. Soltanto partendo da questo presupposto abbiamo ogni coscienza che, adattando se stessa, si adatta soggettivamente, attraverso le proprie determinazioni, a qualunque oggettività essa incontra per vivere al meglio, per costruirsi al meglio, per svilupparsi al meglio. Questo concetto di adattamento soggettivo alle variabili oggettive
è un concetto che squalifica completamente tutta la relazione causa-effetto. Si può obiettare, ma esistono delle cause che costruiscono le condizioni presenti e le condizioni presenti a loro volta sono cause che costruiscono le condizioni che vengono dopo. Questa è un'obiezione che è fattibilissima. Il problema è un altro, che nella sequenza delle cause si arriva alla causa prima, formatrice dell'universo, che è la causa incausata, che dà il via all'intero universo. In realtà non esiste una causa prima, ma esiste la materia o l'energia vitale che ha delle leggi proprie, che ha delle forze intrinseche, che ha delle qualità proprie. Cioè, se l'universo è oggi come è oggi e io sto parlando da questa radio, è perché l'energia vitale, attraverso le sue trasformazioni all'inizio dei mutamenti, cioè all'inizio del tempo, aveva delle qualità specifiche. Come direi oggi, l'acqua ha delle qualità, l'aria ha delle qualità e la terra ha delle qualità. Bene, queste qualità specifiche, attraverso un processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, hanno prodotto ciò che c'è ora e le trasformazioni di ciò che c'è ora attraverso un processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive costruiranno il futuro. Per cui non esiste causa ed effetto, ma esistono leggi all'interno degli oggetti, leggi all'interno delle cose, date dalla qualità delle cose stesse, che attraverso le loro relazioni, e sono sempre relazioni dialettiche, vanno a trasformare il presente e a modificare il presente. Questo cos'è che ci consente? Ci consente di dire che agendo attraverso la nostra volontà, attraverso le nostre determinazioni, all'interno di quelle leggi, all'interno di quei processi di adattamento, noi possiamo modificare il presente, possiamo modificare le trasformazioni per migliorare il nostro modo di vivere, per migliorare i nostri mutamenti, per migliorare il nostro sviluppo. E allora, a quel punto, il termine padre, come va interpretato? Non rispondo alle telefonate, ripeto ancora. Il termine padre, come va a modificare in queste condizioni dal punto di vista del paganesimo? Cioè, quali sono le condizioni che hanno portato gli stregoni, probabilmente Giuliano il Teurgo, il Giuliano il Caldeo o qualcun altro prima, a formulare il concetto di padre all'interno di queste condizioni? Perché in tutti gli oracoli caldaici, e questo vale anche per Tommaso Didimo, ricordo che non rispondo a telefonate finché non sono abbastanza finito, specialmente in Tommaso Didimo, che avevo già, ho già trattato, ma che non ho ancora presentato in questa radio, il termine padre va letto e inteso come la fonte che genera. La fonte che genera non è la sostanza di cui è composto l'universo, cioè l'energia vitale, ma le forze intrinseche di cui è portatrice, cioè le sue qualità. E le sue qualità intrinseche dell'energia vitale sono due: necessità e intento. Il termine padre, all'interno della stregoneria, sta a indicare due cose: necessità e intento. Queste forze favoriscono la nascita della coscienza di sé, che sommando la propria volontà espandono le proprie determinazioni, nasce il Dio. Cioè, quando la coscienza, quando una frazione di energia vitale, rispondendo alla spinta di necessità, si trasforma da incosciente a cosciente, cioè obbedisce agli stimoli di intento e passa dall'inconsapevolezza alla consapevolezza e distingue se stessa dal mondo circostante, nasce il Dio. Ogni essere è un Dio figlio di necessità e intento. Dove necessità è il movimento come qualità dell'energia vitale e l'intento è la tensione che spinge l'energia vitale a trasformarsi da non cosciente in cosciente, consapevole, portatrice di bisogni e di volontà. Il termine padre non sta ad indicare un essere cosciente, ma sta a indicare necessità e intento. Per cui ogni volta che noi negli oracoli caldaici troveremo il termine padre, dobbiamo identificarlo con necessità
e intento. Quando nasce la coscienza, quando la coscienza riconosce se stessa e si separa dal mondo oggettivo, dall'oggettività in cui lei si sviluppa, alla necessità che l'ha portata a nascere, somma, via via progressivamente sempre più forte, la propria volontà. Sommando la propria volontà a necessità, finché dopo la sua stessa volontà diventa la sua stessa necessità di esistenza, cioè la sua stessa necessità di esistenza si esprime attraverso la sua stessa volontà, questa coscienza si fa un Dio. Questo è il processo all'interno del quale nel paganesimo politeista si passa alla costruzione del presente. Non dunque un rapporto fra causa ed effetto, ma leggi fisiche, le qualità all'interno della materia. Oggi parliamo di materia perché noi siamo essenzialmente di materia e ci percepiamo come materia, a dire la nostra coscienza, ma elementi della qualità di cui l'energia vitale, mattone base dell'universo, è portatrice, come l'acqua delle qualità, come la terra delle qualità, come l'aria delle qualità. E noi ci adattiamo all'aria. Gli esseri umani, cioè gli esseri della natura, esistono su questo pianeta perché l'aria ha delle qualità. Se l'aria, anziché essere composta di ossigeno, fosse stata composta di anidride carbonica, la vita come oggi la conosciamo su questo pianeta non ci sarebbe stata o si sarebbe sviluppata per altre vie. Per cui le qualità intrinseche dell'aria ha costruito un sistema oggettivo in cui gli esseri della natura si sono adattati, si sono sviluppati, cioè adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Per cui ricordate sempre, ogni volta che incontreremo il termine padre, parleremo sempre di necessità e intento, perché al veggente queste forze appaiono come forze generatrici della vita. Per cui non è un padre che crea, ma sono delle forze che attraversano come qualità l'energia vitale e che trasformano l'energia vitale da inconscia a cosciente, al di là della forma e dei mezzi attraverso cui questo avviene. Possono essere vortici di energia, possono essere pianeti, possono essere galassie, possono essere virus, possono essere esseri della natura, può essere il generare i figli, può essere il fare uova, non ha o i semi degli alberi, non ha nessuna importanza. L'importante è che l'energia vitale passa da una forma inconscia, inconsapevole di se stessa, a una forma cosciente. E detto questo, spero che sia chiaro, perché al veggente necessità e intento appaiono come consapevolezze che creano, come coscienze che creano, e specialmente tanto più il veggente vicino a condizioni filosofiche del creatore, le vede come coscienze creatrici, ma non sono coscienze creatrici, perché attraversano ogni esistente. Passiamo invece a definire il concetto del panteismo, perché anche il panteismo ha un altro concetto che si diversifica in modo assoluto dal paganesimo. Cosa vede il veggente quando altera la percezione? Vede la luce dell'energia vitale, cioè l'energia vitale ha uno splendore. Perché? Perché noi siamo fatti di energia vitale, per cui dobbiamo trovare la cosa bella rispetto a noi stessi, cioè ciò che ci piace, altrimenti la vedremo in forma diversa. L'energia vitale si vede sempre come splendore. Bene, se l'individuo è condizionato, se l'individuo che altera la percezione è condizionato a pensare allo splendore come a Dio, come a qualcosa di assoluto, come a qualcosa di grandioso, come qualcosa di immenso, come è in effetti l'energia vitale, ma un conto è l'energia vitale in se stessa, e un conto è la nostra proiezione di immagini, del nostro immaginario rispetto all'esterno. Bene, quel veggente vedrà l'energia vitale essere parte di ogni oggetto esistente, cioè qualunque cosa esiste in questo momento, in qualunque parte dell'universo, è fatta di energia vitale. E allora il veggente dice: se ogni cosa è fatta di energia vitale, quel veggente dirà: ogni cosa è Dio, è una parte di Dio, è una parte dell'assoluto. Ma è vero che ogni oggetto esistente è fatto di energia vitale, ma ogni oggetto esistente non è fatto di consapevolezza.
Quello che a noi interessa non è la struttura, il mattone base dell'esistente, della materia, dell'energia vitale, cioè l'energia vitale come struttura, ma ci interessa la coscienza, la consapevolezza che quella struttura produce. Se io dico Dio, il Dio padrone, il Dio è Dio padrone perché ha delle volontà, ha delle determinazioni, ha una coscienza, ha degli scopi, ha delle azioni che incidono sugli esseri umani. Se non ha scopi, se non ha coscienza, se non ha determinazioni che incidono sugli esseri umani, che cazzo se ne frega il fatto che ci sia Dio? Cioè non se ne frega assolutamente niente. Io posso dire che l'energia vitale è Dio, ma è muta, non risponde ai miei richiami, è lontana, è distante, non ha coscienza, non ha consapevolezza, non ha spessore esoterico o esoterico, non ha nulla, è soltanto immota, cioè si muove per necessità, però aspetta il momento opportuno per trasformarsi in coscienza. Allora a quel punto io non posso dare una definizione di Dio all'energia vitale, perché io do definizione al Dio a una coscienza, qualunque essa sia, anche al virus, il batterio, un essere di energia, ma do la definizione di Dio a una coscienza che tenta di diventare eterna. E allora cosa vede il panteista? Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate finché non ho finito, e ho finito quando passo alla rassegna stampa, se a qualcuno interessa. Cosa vede il panteista? Il panteista vede l'energia vitale che attraversa ogni oggetto e dice quello è Dio, ogni oggetto è una parte di Dio. Ma questo è un errore, perché non esiste un assoluto che è espresso dai singoli oggetti, ma esistono i singoli oggetti e le singole coscienze che esprimono se stesse. Ed è questo ciò che ci differenzia dai panteisti. Cioè i panteisti trovano l'assoluto negli oggetti e loro trasformano l'energia vitale in Dio, chiamano l'energia vitale Dio. A noi ciò che ci interessa è la coscienza, è la coscienza e la consapevolezza, è lo sviluppo della coscienza e della consapevolezza. Per questo noi siamo pagani, non siamo panteisti. Ora, per farvi capire un concetto attraverso il quale il concetto di Dio è stato in realtà, cioè del Dio in cui voi credete, cioè la maggior parte delle persone che si dicono cristiane, hanno un'immagine di Dio. Però l'immagine di Dio in cui le persone credono, in cui che le persone immaginano, non è mai il macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché io ho sempre attaccato duramente il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Perché questi sono le unità centrali della repressione sociale e del condizionamento educazionale nei confronti dei bambini. I bambini vengono messi in ginocchio e stuprati, stuprati nel loro divenire, stuprati nella loro costruzione di se stessi. Lo stupro fisico poi è soltanto una variante schifosa, ma il cattolicesimo stupra i bambini, il cristianesimo, proprio per gli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth. Ma chiaramente se questi insegnamenti fossero gli unici insegnamenti che ha il cristianesimo, con cui il cristianesimo si presenta, il cristianesimo sarebbe già stato preso a calci. Allora proviamo un attimino a vederci cosa dice Plotino a proposito della potenza demiurgica. Che cos'è per Plotino il demiurgo? Vi ricordate, io l'altra volta vi ho detto che il demiurgo è una costruzione che fece anche Platone per far capire alle persone la trasformazione dal mondo delle idee al mondo sensibile. Una trasformazione che io non accetto, però Platone, per riuscire a far capire ai suoi contemporanei la creazione dalle idee al mondo sensibile, inventò questa figura del demiurgo. Dopo questa figura ha preso sempre più piede, finché è nata l'idea del demiurgo in quanto creatore, che poi è stata identificata con Dio e poi gli gnostici hanno fatto i loro passaggi, insomma. Allora vediamo un po', che cos'è per Plotino il demiurgo? Dove, in quale delle ipostasi risiede la potenza demiurgica, cioè creatrice? Anche su questo punto le risposte sono molteplici e non univoche. Che l'intelligenza sia demiurgica lo troviamo affermato più volte. Si parla di un'intelligenza produttrice artefice cui l'anima segue. Anche in, e lasciamo perdere i riferimenti a numeri, si parla del demiurgo come la potenza dopo di cui viene
dopo di cui viene o da cui deriva successivamente l'anima che tutto regna nel mondo. La gerarchia è delineata con maggior precisione in un tratto più tardo. L'anima dell'universo è volta verso l'alto, verso quel divino colmandosi del quale diviene potenza produttrice. Al di sopra di sé, essa ha la parte superiore dell'anima a cui l'intelligenza comunica la fonte. Ancora al di sopra vi è l'intelligenza demiurgo, fonte delle forme, e tuttavia l'azione demiurgica è propria dell'anima ed è l'anima che la esplica nella realtà. E questo concetto è un concetto plotiniano. Ma andiamo ancora più avanti. Leggiamoci cosa dice Porfirio nella lettera a Marcella. Sì, certo, la tradizione filosofica dice che dovunque e interamente la divinità è presente, ma che un tempio le è stato consacrato presso gli uomini il pensiero, soprattutto quello del saggio, ed esso solo, e che l'onore conveniente a Dio gli è reso da colui che più di tutti ha conosciuto Dio, e questi naturalmente soltanto il saggio, il quale deve onorare la divinità con la saggezza e con la saggezza prepararle nel suo spirito il tempio, adornandolo con l'intelletto, statua vivente di Dio che vi ha riflesso la sua immagine. Dio non ha bisogno di niente, il saggio soltanto di Dio. E così via, che non diversamente potrebbe divenire bello e buono se non pensando il bene ed il bello che derivano dalla divinità, né diversamente potrebbe divenire un uomo sventurato se non facendo della sua anima la dimora dei demoni malvagi. E così. E questo è Porfirio nella sua lettera a Marcella. Ma andiamo ancora avanti. Sempre di Porfirio, abbiamo una serie di sentenze in cui dice: il Dio è ovunque, perché in nessun luogo, la mente è ovunque, perché in nessun luogo, anche l'anima è ovunque, perché in nessun luogo. Ma il Dio è ovunque e in nessun luogo rispetto a tutte le realtà che da lui conseguono. La mente che è in Dio è anch'essa ovunque e in nessun luogo rispetto alla realtà che ne conseguono. L'anima che è nella mente in Dio è ovunque e in nessun luogo rispetto al corpo. Il corpo infine è nell'anima, nella mente e in Dio. E come tutte le cose, esseri e non esseri, vengono da Dio e solo in Dio. E così via. E questa è la sentenza numero 29, tratto da Garzanti, sentenze Porfirio. Ma andiamo ancora avanti. Scusate, ma ho fatto ancora, no? Cioè, ho fatto un po' di casino qui attorno. Dice: se per Plotino l'uno è superiore all'essere e l'essere da parte sua coincide col pensare all'intelligenza, allora uno è superiore anche all'intelligenza. Pertanto per Plotino l'uno non è intelligenza, essendo ad essa superiore, e se non è intelligenza non pensa. Questa è la più radicale differenza fra la teologia neoplatonica e quella aristotelica, che concepisce Dio come pensiero di pensiero. Porfirio, che intende dimostrare la sostanziale unità del pensiero platonico aristotelico, afferma il contrario del maestro, che anche l'uno è una sorta di intelligenza assoluta in cui non si distinguono conoscente e conosciuto, e così via. Cioè, praticamente tutto quello che vi insegnano della filosofia di Dio che non sia la becera Bibbia o i beceri Vangeli, voi lo trovate da Plotino, da Porfirio, da Proclo, da Giamblico e da tutti quelli che erano i neopagani, no? Detto questo, abbiamo allora capito questo. Porfirio, Plotino e Proclo stavano costruendo il pronto? Sì. Plotino, Porfirio e Ploco stavano costruendo il cristianesimo. La base del loro pensiero, cioè loro si facevano pagani su due cose fondamentali. I lavori di Platone, la filosofia platonica, che noi sappiamo quanto dopo è diventata importante. Pronto? Pronto? Sì? È Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Io volevo solo farti una domanda, Claudio. Quegli esseri infami che stanno morendo da una parte e dall'altra, perché sono infami in confronto del Dio, questi esseri
microcefali che stanno morendo da una parte e dall'altra, vecchi, donne, bambini, infami, meno infami, buoni, cattivi, chi devono ringraziare? Quale Dio devono ringraziare? Quel Dio infame che non si è mai fatto vedere? Il loro, sì. Dimmelo, chi è che devono ringraziare questi qua? Sono tutti porci, cattivi, sono schifosi, sono immondi. Mi sta proprio questo di io mi chiedo. Bella domanda. Una domanda semplicissima, io non vado a chiedere chi è buono, chi è cattivo, dov'è il merito, il demerito, dove c'è il giusto o il non, o lo sbagliato, io chiedo solo chi devono ringraziare quel Dio infame che non si è mai fatto vedere. Ciao Claudio. Ciao Gianpaolo, ciao ciao. La domanda di Gianpaolo è sempre molto acuta e sensibile rispetto al mondo che ci circonda. Allora, mi sembra che siano chiare le differenze che ci sono fra paganesimo da una parte, il cristianesimo dall'altra e Plotino, Porfirio insieme ai cristiani, cioè non abbiamo grandi differenze fra le due cose. Anche se Plotino e Porfirio chiaramente criticavano i Vangeli, criticavano la Bibbia, criticavano perché la Bibbia faceva schifo, chiaramente. Non è che ci siamo, cioè non è che lo sto dicendo io che la Bibbia fa schifo dal punto di vista degli esseri umani, vengono solo ed esclusivamente macellati. Fa schifo anche il Gesù dei cristiani, perché? Perché è un miserabile, un ignorante. Sì, pronto? Sì? Sì, ancora quel ragazzo che gli era che te gasso sostituio te quando che te ieri sì, ma non è andato, sta lavorando lui adesso. Viene ancora? Sì. Perché mi trovo a parlare molto bene con lui. Va bene, d'accordo. Grazie. Ciao. Francesco tornerà quando può, insomma, perché è impegnato per questioni di lavoro. Per cui abbiamo capito quali sono le differenze. Nel paganesimo il padre è inteso come necessità e intento, cioè le forze, le qualità dell'energia vitale, le quali forze spingono l'energia vitale a passare dall'inconscio al cosciente, al consapevole. E questo si contrappone a e si contrappone allo stesso pensiero, alla stessa filosofia di Plotino e di Porfirio e di tutti gli altri, i quali invece stavano tentando di costruire un pensiero diverso da quello che è il Dio biblico, da quello che è il pazzo di Nazareth, perché faceva veramente schifo e ci hanno provato a dare una condizione nobile. Naturalmente hanno perso la guerra combattendo, cioè hanno combattuto la loro battaglia e l'hanno persa. L'hanno persa e il cristianesimo cosa ha fatto? Si è appropriato del loro pensiero e lo ha venduto, cioè lo ha usato per mascherare l'orrore della Bibbia, l'orrore dei Vangeli ufficiali. Questo è in sintesi il discorso. Bene, noi siamo arrivati al terzo frammento e andiamo avanti con i frammenti la prossima volta. La prossima volta parleremo della potenza e con esso il nous che adesso promana. Parleremo ancora del padre, andremo avanti ancora parecchie volte e parleremo ancora della triplicità, la triplicità che nel paganesimo è fondamentale, necessità, intento e volontà. L'intento, la necessità e la volontà trasformano una coscienza in un Dio, tanto più la volontà riesce a scalzare le necessità, cioè sovrapporsi a necessità, tanto più quella coscienza diventa un Dio e percorre i propri mutamenti nell'eternità. Bene, io ho finito l'esposizione e adesso comincio la rassegna stampa, per cui se volete telefonare 700 700 708 38, se non telefonate mi va benissimo. Allora, perché mi va benissimo se non telefonate? Beh, spero qualcuno telefoni sapendo quello che... Sì, pronto? Questo è il motivo. Vediamo un attimino la rassegna stampa di oggi, no? Allora, dalla Repubblica. Sì, pronto? Sì? Ma a che ora che ti rientri in istituto? Eh? A che ora che ti rientri in istituto stasera? Non rientro in istituto io mai. Ma hai dato tutte le pastiglie? Te hai dato qui a verde prima, no? Qui sì, a, sì, qui sì, a verde. Ok, ciao. L'imbecillità è sempre assoluta. Non c'è nessun problema.
dalla Repubblica del 6 aprile 1999, dalla Repubblica del 6 aprile 1999, Galilea, battaglia di religione, scontri a Nazareth tra arabi, cristiani e musulmani. Pronto? L'opera dovrebbe essere, allora, praticamente i cristiani vogliono farsi un grande parcheggio buttando giù una moschea. C'è, pronto? Pronto? C'è? Speriamo che tua mamma non sia più feconda, eh? Perfetto. Un aspro conflitto religioso ha bagnato di sangue la Pasqua in Terra Santa, ma questa volta non si tratta di lotta tra arabi e ebrei. La città di Nazareth, nel nord di Israele, è da due giorni il teatro di violenti scontri fra arabi di fede islamica e arabi di fede cristiana. Domenica gli incidenti hanno causato 30 feriti. Sì, pronto? Ciao Giampaolo. Ciao Giampaolo. Voglio rincarare la dose. Io sono colpevole molto di più di quelli che stanno morendo. Allora quel Dio bastardo mi fulmini al momento. Vi va bene questo, cari cattolici? Va bene, sto arrischiando, sono qui pronto. Perché è giusto che io muoia bruciato, tanto io ho le stesse colpe di quelli che stanno morendo lì. Avete capito, da una parte e anche dall'altra. E io mi auguro in questo momento di venir fulminato dal vostro Dio. Avete capito? Mi sono spiegato, sono qui che aspetto. Più di così non posso dire, perché non ho altro che la vita. Sì. Va bene questo. Ciao Claudio. Ciao bello, ciao. Sì, i cattolici non hanno mai avuto rispetto per la vita. La loro persone sono solo bestiame di un gregge da portare al macello, per cui ammazzano una più, una meno. Allora, vediamo un attimino. Sì, pronto? Pronto? Sì. Devi spiegarmi perché tu porti solo argomenti contro per difendere le tue idee. Devi portare argomenti che validi a favore delle tue idee senza parlare parla male degli altri, non argomenti per davvero? Le proprie. Sì. Bene, 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 ciao ciao. Il problema è un altro. I cristiani hanno un solo argomento, la tortura e i ferri roventi. In questo modo hanno costruito il cristianesimo. Non hanno nessun argomento se non un povero pazzo davanti al quale mettono in ginocchio bambini indifesi, bambini che non possono difendersi, e un assassino con cui terrorizzare le persone con promesse di vita eterna che non ci saranno, perché il mettere in ginocchio le persone è distruggere la loro capacità di costruire loro stesse. E dunque, allora torniamo ancora a Nazareth. Domenica gli incidenti hanno causato 30 feriti, una quindicina di arresti e danni a centinaia di automobili. Ieri si sono ripetuti con una manifestazione. Cosa vogliono fare i cristiani? Molto semplice: costruire un parcheggio di automobili laddove c'è una moschea, o dove c'era una moschea. Questo è il progetto che hanno i cristiani. Naturalmente nei rapporti di forza vincono, perché fa comodo anche agli ebrei che i cristiani possono impedire la costruzione di una moschea. Fate un po' voi, e lascio a voi il giudizio della cosa, no? E abbiamo invece dalla Repubblica del 6 aprile 1999, no? Strage in Indonesia. Più di 60 morti, nuova ondata di violenze nelle Molucche fra cristiani e musulmani. E anche là si stanno scannando, no? Cioè, il modo di fare religione di chi adora un Dio padrone è quello di distruggere. Sei pronto? Stai attento, non badare a questi bacchettoni, vai avanti, ti ascolto io. Grazie. Non, quando non hanno niente da dire offendono solo. È tipico. Ciao. Ciao, 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 grazie. Sì, sì, ben, è vero, è tipico di un cristiano. Cioè, un cristiano una volta, se fosse stato 200 anni fa, mi avrebbero preso e mi avrebbero messo sul rogo, mi avrebbero infilato un po' di ferri roventi da qualche parte e mi avrebbero bruciato. Oggi, siccome sono incapaci ed impotenti, perché esistono delle leggi, esistono cose che gli impediscono di fare questo, allora si limitano all'invettiva, non hanno altro. Cioè, difendere un macellaio di Sodoma e Gomorra, loro Dio, è indifendibile. Cioè, tenete presente questo, cioè il Dio biblico è assolutamente indifendibile, tenete presente, cioè non esiste nessuna possibilità per difendere il Dio biblico, non esiste proprio. Per cui davanti a una cosa che è indifendibile, un cristiano può fare solo una cosa: divertirsi a continuare a mettere in ginocchio i più deboli.
per cui 60 morti in Indonesia fra scontri fra cristiani e musulmani è solo parte di questo gioco, è solo parte di questa distruzione. E passiamo a un altro argomento divertentissimo, la ciliegina di oggi, la ciliegina. Ah, fra la misoletta. Stimmate spesso false, SOS su Radio Vaticana.